Buonasera amici sportivi ed amanti degli sport da combattimento. Buonasera da Monte Odorisio. Momento eccezionale in questo paese stupendo. Ringrazio ovviamente le municipalità per averci ospitato per questo evento importante, un evento di grande risalto internazionale, Borgo Fight 7ª edizione, organizzato da Siverio Ivano, organizzatore appunto di questo evento molto atteso nel panorama della kickboxing e della Muay Thai. Una piazza stupenda, gremita ovviamente di pubblico che tiferanno il loro beniamino. Spettacolare location, appunto, pubblico eccezionale, matchmaking di grande livello. Ovviamente protagonisti sono e gli attori di questo evento sono gli atleti che poi a mano vedremo tra le quattro corde, all'interno del ring. Attendiamo appunto momento fatidico, così come si suol dire, per l'ingresso del primo match tra Gianluca Costa Cesari contro Tomas Prokacka, atleta della Repubblica Ceca. Gianluca Costa Cesari, un atleta di 25 anni, un 1,82 m, quindi una struttura importante, 75 kg, ovviamente italiano, quindi tiferemo per lui, saremo pronti e calorosi nel momento in cui salirà sul ring. Un record importante, 12 vittorie, di cui 5 vittorie per KO, 6 sconfitte. Un atleta quindi giovane che sta crescendo sul panorama della Muay Thai, un match che si svolgerà appunto con lo stile della Muay Thai e un 3x3. Un record importante, ecco appunto fa l'ingresso. All'angolo rosso, direttamente da Lecce, con 18 match, di cui 12 vittorie, 5 per KO, 6 sconfitte, Gianluca Costa Cesari! E quindi appunto fa il suo ingresso Gianluca Costa Cesari, come appunto ha annunciato il ring announcer, quindi attendiamo il suo avversario. All'angolo blu, con 14 match, 10 vittorie con 5 KO e 4 sconfitte, Tomas Prokacka! E fa l'ingresso il suo avversario, Tomas Prokacka, atleta appunto della Repubblica Ceca, 10 vittorie di cui 5 per KO, 4 sconfitte, quindi abbiamo un equilibrio di esperienza tra i due atleti e si affronteranno appunto sullo stile della Muay Thai. Ho il piacere vicino a me di avere un supporto tecnico molto importante, Stefano Baldi, coordinatore della Lega Pro Italia della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shootboxing e Sambo, quindi della Feder Combat, un supporto importante perché lui conosce tutti gli atleti, conosce da dove vengono, da che paese vengono, che tipo di esperienza hanno e così via, quindi sicuramente un supporto tecnico molto importante. Grazie Stefano che stai qui con noi. Ottimo, come di consueto chiaramente, come di consueto, il cerimoniale classico della Muay Thai, questa danza propiziatoria appunto
che segue l'atleta ed è anche una sfida verso l'avversario. Vediamo con un certo fascino questo momento di concentrazione che svolgono gli atleti prima del match. È tutto un rituale ovviamente ben preciso. Ricordo che la Muay Thai è un'arte marziale, quindi come tale segue anche determinate tradizioni che sono fondamentali anche per la crescita dell'atleta. Sicuramente un match molto interessante, anche particolarmente atteso. Gianluca Costa Cesari è un atleta particolarmente solido, è una tecnica importante, ha un avversario di tutto rispetto. Thomas Prokacka è un atleta particolarmente coriaceo, ha un buon clinch. Sicuramente Gianluca Costa dovrà inevitabilmente trovare una strategia adeguata. Ricordo Costa allenato dal uno dei maestri eccellenti della Muay Thai in Italia. Che sicuramente avrà allenato a puntino il suo atleta Fabio Siciliani, chiaramente un'istituzione della Muay Thai in Italia. Speriamo, sì, speriamo. Sempre momenti preparatori agli angoli, gli ultimi consigli, preparazione ovviamente fondamentale per iniziare il match. Quindi tre riprese da 3 minuti di Muay Thai. Arbitro centrale Boaretto Alessandro, quindi abbiamo una terna di tutto rispetto: Stefano Valenti, Mariangela Lenge e Siverio Ivano, che poi dall'altro è anche l'organizzatore. Gli ultimi momenti prima del gong che darà vita alla prima ripresa di questo match particolarmente interessante. Gianluca Costa Cesari contro Thomas Prokacka. Inizia la prima ripresa. Va a vuoto con un low kick Gianluca Costa, prende le iniziative, cerca di bloccare i colpi dell'avversario Prokacka, chiuso all'angolo, un clinch molto attivo, buona ginocchiata dell'atleta della Repubblica Ceca. Si riprende il centro del ring, attacca Costa, subisce il circolare e ovviamente bloccato, sempre una guardia molto attenta. Ancora prova circolare alto, si tenta il clinch, ottima
ginocchiata di Costa Cesari. Sì, sì. Prova, sì. Buon match. Questa prima ripresa abbastanza di studio. Si scambiano colpi anche per acquisire una certa strategia ai due atleti. Vedo comunque Gianluca Costa un po' più attivo rispetto a Prokazka. Prova. Ah, bel calcio circolare a Uncino. Peccato non è andato a bersaglio. Bella azione, Stefano. Sì, 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 bel gancio sinistro diretto destro di Gianluca Costa. Tiene ancora suo avversario in chiusura. Buon calcio frontale compresa di Gianluca Costa, che è molto attivo questa ripresa, cerca di prendere le distanze. Dovrebbe essere un po' più preciso nei colpi di braccia, secondo me. Buon circo, ancora ottimo calcio frontale al tronco di Gianluca Costa, ancora insiste con la ginocchiata e finisce questa prima ripresa. Stefano, secondo me un leggero vantaggio di Gianluca Costa. Sì, sì, sono l'ho visto completamente... un po' più attivo, un po' più determinato. Assolutamente d'accordo, sta dimostrando il modo di combattere che abbiamo visto nelle edizioni precedenti di Fight Clubbing, un atleta molto concreto che in poco tempo riesce ad inquadrare l'avversario, a chiuderlo e a portare dei colpi anche molto determinanti, come abbiamo visto. Sì, sì, assolutamente. Ed è riuscito anche a chiudere con un KO gli incontri precedenti. Mi sembra che sta prendendo la stessa strada. Seconds out, fuori secondi. Inizia questa seconda ripresa. Gianluca Costa, Cesari, angolo rosso, Thomas Prokazka, angolo blu. E inizia ancora l'attacco Gianluca. Tifiamo ovviamente per lui. Vedo Prokazka un po' in difficoltà, un po' più un po' inibito. Prova questo circolare al viso, ancora un low kick chiaramente mandato a vuoto, ancora buon diretto destro. Buon attacco del nostro Gianluca Costa, che chiude in clinch l'avversario. Sta facendo un buon lavoro di clinch, sì, Costa. Sì. Sta cercando di portare il gomito come sua abitudine. Come diciamo. Sua abitudine, esattamente, sì. Poi Prokazka è un guardia mancina, quindi sì, un po' difficile da inquadrare. Sì. Prova questo diretto sinistro abbastanza prevedibile. Ancora buon movimento di Gianluca Costa, che prova e cerca il clinch. Dovrebbe lavorare con le gomitate però. Sì, vedo evidentemente non, in questo momento non si sente. L'ha provata una interna. Sì, sì. Infatti. Ancora in clinch, ha un po' di vantaggio Costa sul sì, clinch. Sì, sì, subisce una buona azione di diretti. Di pugni, sì. Buon calcio frontale. Ottimo, sì, ottimo. Tempo perfetto. Sì, anticipo.
abbastanza prevedibile Prochazka. Sì. È sempre pericoloso, sì. Perché ha questi blitz. Sì. High kick posteriore, ginocchio posteriore. Adesso ho provato l'anteriore. Ecco. Sì, sì, va a modo col gancio. Gianluca di nuovo in clinch. Buono, dovrebbe rientrare, dovrebbe sì. rientrare. Sì. Ottimo, ecco, prova il gomito, ottima. Ancora. Tre gomitate, quattro sì. gomitate a sì. bersaglio. Vediamo se questa vediamo l'ha sentita, se l'ha aperto. No. No, però l'ha sentita. Sì. Buona risposta comunque di calcio frontale. Prova ancora i diretti, buona ginocchiata del nostro Gianluca Costa. Buon circolare al trucco. Beh, penso fine che questa ripresa la possiamo aggiudicare al nostro Gianluca Costa. Che pensi, Stefano? Assolutamente d'accordo. E veramente ammiriamo il modo di clinciare. Chiude e rende impossibile l'azione. Molto bravo anche sul clinch. Sì, assolutamente, assolutamente. Match importante, no? Match importante, un prestige fight per all'interno, no, del circuito fight clubbing. Sì, sì. Giusto, Stefano? Assolutamente, penso che anche per lui, dopo una serie di risultati positivi, seconds out, fuori possa, secondi, si possa aprire una strada per un eventuale titolo, sì, se non sbaglio qua c'è una cintura, no, Fight Clubbing in palio. Sì, due stasera, due semifinali. È la terza e ultima ripresa. Adesso vedo il Prochazka che sta provando sì. il tutto per tutto, probabilmente sì. sente la sconfitta nell'aria. Sì. Il tecnico gli avrà detto di che adesso è il momento determinante. Buona chiusura di Gianluca, sempre molto attento, sta lavorando nel clinch. E di nuovo si parte. Buon lavoro di tronco di Gianluca. Gianluca, sì. È dovrebbe bravo, rientrare però, vero Stefano? È bravo ad imporre i suoi tempi all'avversario. Probabilmente sta cercando di piazzare il colpo definitivo, forse per questo non... Ecco il gomito. In clinch è forte. In clinch sì, rende impossibile... gomito di nuovo. Buono. Gomito è diretto. Gomito è diretto, esatto. Continuo a provare questo circolare sperando di arrivare a bersaglio. Di arrivare a bersaglio, esattamente. Finora è stato inutile. Sì. Ancora. Penso che ha azzeccato la strategia giusta, Gianluca. Sì. Vero? Sì, ma questo attende, è proprio. Attende, prende e chiude la distanza, cerca il clinch, buono e circola dal viso. Questa è proprio la sua caratteristica, studiare l'avversario in breve tempo e riuscire a inquadrare la strategia giusta. Buono. Anche un match particolarmente gustoso, no, se vogliamo. Sì. Buone tecniche di calcio. Sì. Tecnica sopraffina di braccia, clinch ovviamente dominato dal nostro Gianluca Costa. Buon diretto destro. Ancora prova calcio frontale, sbaglia la distanza, sempre bene la guardia, sempre chiuso. Sì. Prova la proiezione, ma si sbilancia. Sì.
l'avversario non è riuscito a buono. Diretto, sì, diretto destro saltato, high kick, sì. Ricordiamo ai telespettatori, ai kick e circolare al viso, sì, sono la stessa cosa, sì. Finisce il match come di consueto, anche se il nostro è uno sport duro, non è sicuramente violento, come si può notare dalle immagini, sempre massimo rispetto per l'avversario. Vediamo il replay delle azioni. Gianluca sempre in attivo, prende sempre bene la distanza, vero Stefano? Ha questa capacità di azzeccare la distanza e anche la precisione dei colpi, sì, anche rispetto all'altro. Sì, assolutamente. Beh, sui nostri cartellini non dovremmo aver problemi, dovremmo, sì, portare a casa questo match. Assolutamente. Vince con split decision angolo rosso Gianluca Costa Cioce. E come appunto si diceva, vince il nostro Gianluca Costa Cesari. Bel match, piacevole, avversario di tutto rispetto, ha azzeccato una strategia giusta Stefano, penso che sia stata la chiave di volta appunto del match. Sì, c'è stata una split decision, facciamo un bel applauso, che non ci aspettavamo, però sì, beh, probabilmente avranno premiato qualche, forse la buona volontà dell'avversario. Sì, può darsi che comunque i calci circolari siano stati comunque premiati, sì, sono premiati, stati premiati, sì, probabilmente sì. Comunque ripeto, grande vittoria del nostro Gianluca Costa Cesari, quindi attendiamo il secondo match. Enrico Pellegrino angolo rosso contro Aliben Gema, giusto? La io sì, con sì, questo è un bel match, anche perché Enrico Pellegrino ultimamente è uno dei migliori 91 kg in Italia, e ha fatto anche sparring con atleti forti e diciamo ha impressionato il pubblico o i presenti. Prossimo match categoria 91 quindi ci aspettiamo di vedere un Prestige Fight Muay Thai sulla lunghezza, un atleta che è cresciuto nell'ultimo anno e mezzo in modo esponenziale. All'angolo blu con 9 match, con il record di 8 vittorie di cui 4 KO e una sconfitta, Ali Benjema. E quindi fa il suo ingresso appunto Ali Benjema, avversario atleta tunisino, 8 vittorie, 4 per KO. Direttamente da Lecce all'angolo rosso con Enrico Pellegrino. Enrico Pellegrino che ha fatto il suo ingresso all'angolo rosso, sempre allenato dal nostro Fabio Siciliani, maestro di grande livello, di grande cultura tecnico-tattica. Ricordo ovviamente che è stato un grande campione di Muay Thai. Ancora il classico cerimoniale della Muay Thai. Quindi questo cerimoniale chiamato, che si chiama Ramuai, la Ramuai della Muay Thai, quindi
attendiamo gli ultimi preparatori del nostro Enrico Pellegrino, angolo rosso. Ricordo anche Borgo Fight settima edizione, è una delle manifestazioni del circuito club. Sì, è una road to club. Di fight clubbing, sì. Ok, che la prima edizione, se ricordo bene, è stata il 14 maggio a Pescara, giusto? La 29esima edizione poi, tra l'altro, quindi un proseguo importante, no? Del primo inizio del circuito, giusto Stefano? Mi correggi? Mi sembra che la edizione del 14 maggio era la trentesima edizione di Fight Clubbing, infatti l'organizzazione ha omaggiato della diretta, Vero. Inizia la prima ripresa subito. Gemma in attacco, subisce un circolare al viso dal nostro Enrico Pellegrino, atleti di una stazza importante, quindi colpi particolarmente potenti, poderosi, sì. Ottimo circolare al tronco, Gemma all'attacco ancora, subito replica Enrico Pellegrino. Guardia molto serrata del nostro atleta, molto attento, concentrato, e attacca subito il circolare al tronco, blocca Gemma ma non riesce poi a finalizzare. Tenta il low kick, ancora il tronco, colpi sicuramente molto efficaci, sempre guardia molto serrata del nostro Pellegrino, low kick ben assestato, colpi importanti che creano dei danni sicuramente all'avversario. Buon circolare al viso, parzialmente bloccato. Mi sembra, Stefano, che Pellegrino un po' è molto accorto, forse conosce l'avversario. Credo che l'avversario abbia cercato di imporre subito la sua supremazia tirando con molta potenza i primi colpi, e Pellegrino sta cercando di capire come contrastare, sì. Anche perché vedo anche dei buoni colpi di pugno portati con tutto il tronco, quindi sono abbastanza pericolosi. Eh sì, lo vedo molto solido, molto duro. Sì. Piccolo richiamo al Jamal, lo vedo particolarmente solido Jamal, sì. Attenzione alle teste, clinch, prova i ganci, pericoloso, un atleta pericoloso sicuramente. Beh, innanzitutto dobbiamo vedere la durata poi, perché questo è un tipo di strategia di cercare di imporsi subito, sì, che può avere dei risultati, ma poi c'è un calo fisiologico, quindi bisogna vedere. Ecco, Pellegrino ha tirato il suo primo pugno, buon circolare al viso, bloccato, buona gomitata, sì. Forse un po' è andata a bersaglio, sì. Buon calcio frontale, diciamo, e finisce questa prima ripresa. Oddio, ho visto un Gemma in attacco, un Pellegrino che è riuscito comunque sia a bloccare un po' tutti i colpi, però forse l'aggressività di Gemma vediamo ovviamente il replay. Gemma è pericoloso, questi attacchi di braccia, secondo me Pellegrino deve stare attento, deve essere molto accorto, tiene sempre la guardia molto alta, buon circolare
al viso, vedi come prova questo destro. Beh, d'altra parte lo score parla chiaro, stiamo parlando quasi del 50% di KO sul numero di vittorie match totali, quindi diciamo che... E inizia la seconda ripresa. Buon circolare dell'atleta italiano, sempre molto attento, prova il low kick Jomà, Pellegrino sempre mobile comunque sulle gambe. Prende le distanze, buona ancora, lavora con quel circolare al tronco che sicuramente non è piacevole ricevere. Ricevere, certo. Sì. Buone si stanno ristabilendo gli equilibri sì, sì. Come era possibile e prevedibile. Buon low kick ancora, sta lavorando bene sulla gamba anteriore Pellegrino, un po' più attivo questa ripresa, vero? Un po' sta più cercando, dinamico, sì. Un po' più brillante, sta cercando di far capire all'avversario che non è così semplice come sperava esattamente. Ecco gancio, il colpo di gomito, era un gancio, l'ha aperto sull'orecchio, non so se l'arbitro lo vede ancora, lo vedo in difficoltà Jomà, sì, lo vedo in difficoltà, sì. L'ha preso sul lato dell'orecchio, sì, l'equilibrio sta andando un po', è stato qualche secondo. Oh, di nuovo gomito destro, ancora gomitata, lo vedo in difficoltà Jomà, ha subito destro gancio, bella gancio. Gomitata ha piegato, forse c'era un conteggio, sì, qui sì. Però lo vedo in difficoltà, braccia basse, attenzione però è coriaceo, non è molla. Coriaceo, sì. Buona ginocchiata. Ginocchiata, sì. Lo vedo spento Jomà. Sì. Ma sicuramente non è il Jomà del primo minuto del e mezzo. Del primo minuto, sì, sì. Ancora low kick. Ancora circolare al viso. Pellegrino ha preso sì. Comando. Sì, sì. Aia. Buona tecnica, ma ovviamente bassa. Sì. Involontario ovviamente, sicuramente. Certo, è l'avversario più alto, quindi sì, per uno della sua stessa altezza sarebbe andato a fegato, ma sì. Chiaramente recupero, sì, obbligatorio, sì, saltare sui talloni l'arbitro ha controllato la federita di Jomà, sì, e si riparte. Peccato perché Jomà un po' ha recuperato. È stato provvidenziale questo colpo basso. Forse là il diretto destro entra bene. Sta facendo un buon lavoro Pellegrino, anche qualche finta. Sì. Si muove bene, molto attento sempre. Sì, è stato molto intelligente, ha evitato di scambiare il primo round, sì, quando sì, Jomà stava in... Che c'era tutte le energie. Le energie, pronte, esattamente. Sì. Vediamo i rallenti. Questo circolare al tronco. Sì, 91 kg. Sì, sempre bene il lavoro di tronco. Sì. Eccolo il gomito, sì, è andato anche sull'orecchio, sì. Pensavo che era un gancio corto, no, invece no, ci hai visto gomito. Bene Stefano. Gomitata corta, precisa, e ancora qui ha piegato. Sì. Però cavolo, si è ripreso immediatamente. Sì, eh? È veramente un osso duro questo. E qui il colpo. Colpo basso, ancora low kick di Pellegrino. Bella ripresa, ottimo, bel match proprio, ottimo lavoro. Bel match, sì, proprio. Sì, sì. Molto intelligente, sì. Guarda la gamba sinistra di Jomà, sì, di Jomà. Sì, bella segnata. Sì. Buon calcio frontale d'apertura, ottimo inizio.
Belli atleti, sì, devo dire belli atleti. Sì. E incontrare subito un atleta di queste, con queste caratteristiche, è importante per la carriera, perché sì, certo. È molto formativo, specialmente se il risultato è positivo, prendi molta fiducia. Ancora calcio girato, adesso più alto, e prova il destro Pellegrino. Secondo me è un colpo che dovrebbe provare, perché vedo che ogni tanto abbassa il braccio. Sì. Sì, c'ha questo gancio che posteriore è molto potente, perché ci mette tutto il tronco e i fianchi. L'anteriore è solo braccio, sì. Anche se comunque è sempre un uomo di 91 kg. Sì, sì. Ancora calcio girato. Sì. Gemma sembra più un atleta di... Prova la gomitata, però subisce un diretto sinistro. Molto bravo nei rientri Pellegrino. Sì. Il lavoro di rimessa è... c'ha un tempo eccezionale. La scuola dei siciliani fa valere la sua tecnica. Certo. Ancora low kick, penso questi low kick creano dei problemi al nostro Jamal. Sì, non si muove più praticamente. Sì, prima era molto più mobile. Attivo, sì. Sempre pericoloso comunque. Sì, guizzi sono da tenere sempre sotto controllo, però vedo molto concentrato Pellegrino. Sì. Ancora calcio girato, ormai penso che può evitare di tirarlo. Sì. Un altro incrocio l'ha preso. Bella ginocchiata. Peccato. Non è andata a bersaglio. Sì. Buona, ottima scelta di tempo. Sì, schivata sul diretto e ginocchio di rientro, eccezionale. Adesso è un po' più prevedibile, Jamal. Buona ginocchiata ancora al tronco, accompagnata da una finta, ancora un'altra ginocchiata a destra e gomito. Gomito. Back fist l'ha preso un po', per fortuna non pieno, sull'arcata sopracciglia. Chiuso blocco, questo. Buon blocco. Gomito potentissimo ancora, mi sa che Jamal sta ottimo lavoro. Sì. Ottimo lavoro, bella ripresa. Ma penso che qua non ci siano dubbi, Stefano. Ma assolutamente non c'è neanche una split decision qui, penso. Penso pure io. Vediamo ancora il rallenti. Calcio girato al tronco ancora di Jamal, lo prova consecutivamente, gomito, e qua subisce il diretto sinistro di Jamal, il nostro Pellegrino. Sì. E qui il colpo va a vuoto, completamente a vuoto, diventa prevedibile, bella quell'azione favolosa, scelta di tempo, gomitata. Di nuovo, adesso dovrebbe partire un altro, eccolo. E qua subisce gancio il gancio sinistro, sì, parzialmente chiuso. Però. Sì. Bel combattimento, piacevole, veramente interessante. Attendiamo ovviamente la risposta dei nostri giudici, chiaramente. Sì. Comunque, indipendentemente dal risultato, ha dimostrato l'intelligenza tattica sia dell'atleta che dell'angolo. Che hanno scelto perfettamente i tempi di rimessa inizialmente e poi di venire fuori in e modo... con verdetto unanime vince, e qui attendiamo il verdetto rosso, Enrico Pellegrino, e vince appunto come avevamo predetto il nostro Pellegrino. Momento importante. Questo è un buon risultato, Stefano. Io penso proietterà il nostro atleta in altri lidi, no? Speriamo. Sicuramente ci sarà qualcosa di più grosso per lui in Fight Clubbing della seconda metà dell'anno, come ci sarà per Costa Cesari,
E anche per lui credo che verrà qualcosa, qualche titolo pro sicuramente in WMC. Assolutamente, assolutamente. Vediamo, attendiamo il prossimo match. Il prossimo match è la prima semifinale per il titolo mondiale WMC Fight Clubbing tra l'altro, non so se hai visto, sono delle cinture molto belle, assolutamente sì, non solo quelle della sigla ma anche quelle del i titoli, anche quelle de, anche quelle dell'organizzatore sì assolutamente, anzi della probabilmente promozione, sì. Ricordo anche il nostro Andrea Saggi che è il promotore, no, il creatore del Fight Clubbing, giusto Stefano? Sì, che assolutamente è, sì. È un mentore ormai per la Muay Thai e la, il K1. Sì, ha portato delle meravigliose promozioni in Feder Combat, veramente molto belle. E incontri spettacolari, tra l'altro organizzazione perfetta. Eh sì, ricordo il 14 maggio ha organizzato un titolo mondiale della WACO, della WACO Pro, tra Armanini e non ricordo l'avversario. Sì, è un atleta greco. Sì, non ricordo. E chiaramente ha vinto il nostro Armanini che segue progressivamente la sua attività agonistica, che salutiamo, un grande campione, un grande atleta, veramente. Armanini è eccezionale, uno degli atleti, sì, più forti. Sì. Attendiamo questo terzo match di questa kermesse così eccezionale ed importante, perché ricordo che gli obiettivi sono i titoli italiani della WMC, il titolo mondiale della WMC e l'intercontinentale Fight Clubbing WACO Pro. WACO Pro, che sono ovviamente cinture importanti che gli atleti sperano di conquistare. Certo. Quindi complimenti all'organizzatore di questa eccezionale serata qui a Monte Teodori. Sì, Ivano Siviero è collaboratore, lavora con Andrea Saggi e fanno queste, producono questi eventi di promozione collegata, dove poi gli atleti combattono per qualificarsi per arrivare poi a questi risultati molto importanti per la loro carriera. Sì. Quindi è un tipo di promozione che non esaurisce, diciamo, la bellezza e la promozione nell'ambito di un solo evento, ma ha una continuità un po' come le grandi promozioni internazionali e a cui si sta progressivamente avvicinando sempre di più, e credo che a brevissimo dimostrerà proprio una continuità sugli atleti che partecipano. Molto importante per la nostra federazione, assolutamente, perché assolutamente, come ben sai, come atleta, come dirigente, come maestro, diciamo ex atleta diciamo è importantissimo per la motivazione sapere che una serie di risultati positivi aumentano, diciamo, la visibilità e ti avvicinano a degli obiettivi importanti. Assolutamente.
Ricordo che la Federcombat ha stretto una collaborazione importante con la Waco Pro. Oltretutto siamo noi, diciamo così, i coordinatori della Waco Pro Italia. Io in prima persona, Massimo Liberati, e Stefano Baldi insieme al nostro amico e collaboratore inesauribile Lucio Petana, che prenderemo, diciamo così, in mano questo incarico importante che ci accompagnerà per tutta la stagione, sia organizzando e facendo organizzare delle manifestazioni di alto livello, ma soprattutto seguendo, diciamo così, la carriera degli atleti per poi portarli all'ambita cintura dei titoli internazionali della Waco Pro. Quindi sì, abbiamo un compito particolarmente arduo, impegnativo, ma ovviamente la passione ci accompagna e ci porta a dare il meglio di noi stessi. Ricordo oltretutto il nostro presidente Donato Milano, che ci ha portato a dei risultati importantissimi per la Federcombat, che è l'unica federazione riconosciuta dal CONI e che ci ha portato a dei riconoscimenti da parte del CIO, aprendoci poi la sperata porta e iniziare il percorso per l'olimpismo. Quindi tutti quanti, tutti gli atleti, tutti i dirigenti con le dita incrociate per poter portare i nostri atleti, che sono il cuore della federazione, il cuore di ogni attività, al così ambito traguardo olimpico. Quindi un grazie al nostro presidente Milano Donato, che sta facendo un lavoro impressionante, veramente impressionante. Attendiamo il terzo match, siamo in attesa e ovviamente. Entriamo ed ecco il nostro ring announcer con le due semifinali valide per il Fight Clubbing World Grand Prix. Categoria 72.5 kg, semifinale Fight Clubbing Muay Thai World Grand Prix, sulla lunghezza di 3 riprese per 3 minuti. Abbiamo l'angolo rosso con 57 match, record di 39 vittorie, 9 per KO, 15 sconfitte e 3 pareggi. Accogliamolo con un applauso, Martin Meoni. E qui a posto Martin Meoni, annunciato appunto dal nostro ring announcer. Un atleta di tutto rispetto, una punta diamante della... Famosissimo Martin Meoni, assolutamente. Il figlio del grande maestro e arbitro internazionale. Eh sì, il papà, no? Il papà, sì. Che salutiamo con grande affetto. Sì, e Martin Meoni, appunto, 31 anni. 1,85 m, 72 kg e 500. Record 39 vittorie, 9 per KO, 15 sconfitte, 3 pareggi. Un curriculum di tutto rispetto, fa il suo ingresso. All'angolo blu con 12 match. E il suo avversario. Il record di 11 vittorie, 3 per KO e 1 sconfitta. L'italo-senegalese Abdoulaye Diallo, atleta 24enne, 1,75, 72 kg e 500, italo-senegalese appunto, come diceva, 11 vittorie, 3 KO, una sconfitta. Un curriculum meno esaltante di Martin Meoni, ma Diallo è un avversario ostico, duro, molto molto convinto, e sale sul ring per vincere. E di questo ragazzo mi piace il temperamento,
un atleta appunto diciamo particolare, Stefano? Sì, è un atleta che ha partecipato anche a Petrosian Mania, è un atleta emergente, ha tantissima fame di vittoria, di, vittoria, sì, di emergere, ha anche un fisico eccezionale, molto forte, a 10 centimetri in meno circa rispetto al suo avversario, però ovviamente compensa con la muscolarità e quindi sarà un incontro tra diciamo fisicità e tecnica più o meno, per sì, dire. Sì. Anche esperienza, penso anche che esperienza assolutamente. Meoni ha combattuto in Thailandia per tanto tempo. Sì, sì. Tornato un paio d'anni fa, se non mi sbaglio, pre-pandemia. Un momento importante, anche questo match, ricordo che è la semifinale, no? Chi vince questo match combatte contro Andrea Liuzzi, sì, per la cintura. La cintura, sì. E quindi Liuzzi ha fatto la semifinale chiudendo per KO il 14 maggio. Esatto. Sì, e sì, sì. Il vincitore di questo incontro poi convergerà con Liuzzi per la finale e per il titolo. Quindi un momento importante, un momento atteso, un match atteso, poi tra l'altro interessante perché Diallo è molto determinato. Diallo ha una grandissima possibilità dopo un numero di match pro diciamo poco superiore alla decina, ha già la possibilità di concorrere per un titolo mondiale, e questo aumenta la motivazione e quindi anche l'interesse, rende questo match molto, molto interessante. Assolutamente. Certo, i suoi desideri si scontreranno con un atleta sì. di altissimo livello. Ramuai. Sì. In realtà è una forma ulteriore di riscaldamento. Eh sì. Ed è molto coreografica e caratteristica di questa bellissima arte marziale. Eh sì, poi fatta da lui, no? Assume colore sì. della pelle, no? Sai, sì. anche questa fisicità particolare. Che sì, atleta molto, molto bello da vedere. Sì. È molto solido, è molto. Sì. Sì. Ma ripeto, molto, molto determinato. Beh, Walter Meoni che se lo studia, no? Sì. Martin Meoni. Scusa. Martin, sì, lo guarda sì. dall'angolo. Sì. Arbitra Valenti. Match punto, di rilievo, certo. punto di riferimento importante per la classe arbitrale. Ed è tutto pronto. Gli ultimi suggerimenti, una verifica dell'arbitro. Sì, sta facendo un po' detergere da sì.
ed è tutto pronto. Attendiamo il gong. Inizia la prima ripresa. Subito. Diretto al corpo. Ah, buon diretto sinistro buon doppiato, doppiato. Sì. Bel diretto destro ancora. Attenzione, un po' quello che prevedevamo, no Stefano? Sì, quest'atleta si giocherà il tutto per tutto pur di qualificarsi, e lo sta dimostrando. Solo che Meoni già sta cominciando a ristabilire un po' l'equilibrio. Poi gli equilibri, buon sì. Diretto destro. È rimasto inizialmente sorpreso, ma già. Sì. Eccolo. Buona ginocchiata però. Sì. E Meoni, di Diallo, sì. Sta... Meoni però lo vedo un po' frastornato. Sì. Sì, diciamo che lo sta un po' innervosendo. Sì, bravo, lo sta innervosendo. Buon circolare al tronco, ovviamente bloccato da Meoni che tenta la ginocchiata. Buona gomitata di Meoni. Sì, perché Diallo sta tenendo il clinch basso, non lo sta, gli sta mantenendo le braccia ovviamente. È un atleta esperto come lui, qualsiasi strada trova la utilizza. Buon clinch ancora, tenta. Che Meoni in clinch è forte, veramente poi esperto. È top. Sì. Ma secondo me Diallo dovrebbe mantenere più una distanza medio-lunga. Sì. Non so perché si imbarca in un nel clinch, se in un terreno dove sì, o perlomeno lo è di meno che per Meoni, sicuramente. Certo. Sì. Sì, anche perché i primi colpi li ha messi di striking, diciamo, quindi gli converrebbe, dovrebbe essere più Meoni a cercare il clinch. Sì. Bell'azione sia di Meoni che di Diallo. Ancora gomitata di Meoni. Non riesce però a trovare i varchi per le gomitate. Sì. No, a distanza corpo a corpo Meoni è... Io se fossi il tecnico di Diallo... prova, ma non è riuscito. A vuoto. Serie di comitati da entrambi le parti che non sono andate però a bersaglio. E finisce questa prima ripresa. È difficile dire. Forse Meoni per più tempo poi ha rimpostato, diciamo, la propria superiorità. Bisogna vedere i giudici. Sì, come l'hanno vista, certo, sì, assolutamente. Comunque penso che la strategia di Diallo all'inizio era quella vincente. Non so perché ha cambiato la sua tempistica e la sua strategia, cercando ovviamente il clinch che a mio avviso non è adatto alle sue capacità. Qui prova le gomitate ma vanno fuori bersaglio, sì. E ripeto, lì Meoni è troppo forte secondo me. Sì. Ma infatti... E di nuovo inizia la seconda ripresa, subito Diallo all'attacco. E adesso è Meoni che cerca il clinch, vedi, perché ha capito che... Buona ginocchiata, ancora ginocchiata all'interno di Meoni. Buon calcio frontale, ancora lo tenta Meoni. Questi blitz sono pericolosi però. Sì,
però ormai penso che sono diventati prevedibili. Sì, bravo. E va a buttare giù, momento pericoloso. Sì, momento particolare. Beh, il ring è anche questo. Eh sì, beh, il bello di questo sport sono anche gli imprevisti. No? Eccolo lì, eccolo lì. Sì, eccolo sta lì. Bene. Sì. Sta bene, l'importante vuole, è quello. Vuole continuare, guarda, vuole continuare. Sì, sì. Ma... sai, come dicevo, la motivazione di Diallo è impressionante. Nante, eh? Sì. Secondo me ha perso i sensi. Sì. In quel momento o un colpo, o la spinta, o... quello strangolamento involontario delle corde, magari ha subito un blocco respiratorio probabilmente, che ma secondo me non, insomma, non si può continuare. Adesso vedremo quello che sarà il giudizio e l'intervento arbitrale. Soprattutto del medico, penso che abbia detto che il match è terminato. Sì, penso pure bisogna capire adesso il verdetto. Non è facile, Non è facile, non sì. È facile. Potrebbe essere un no contest a causa di avvenimenti casuali che casuali, non permettono sì. il proseguimento dell'incontro, però d'altra parte questo è vero, è anche una semifinale, quindi ci doveva essere un vincitore. Eh sì, effettivamente ci dovrebbe essere. Sì. Vediamo come si... Attendiamo anche ansiosi, sono curioso di saperlo. Meoni lo vedo un po' preoccupato comunque. Sì. Cioè qui c'è sicuramente la visione del regolamento a 360 gradi per questo avvenimento, ma chiaramente ci deve essere una decisione. Sì, uno dei due atleti dovrebbe... Ricordo poi che il 17 dicembre a Lecce ci sarà... la finale, no, del circuito, il percorso sì. finale, che organizzativamente saranno coinvolte Fight Clapping e Oltrecorpo, che è la società sportiva di Fabio Siciliani. Sì, in realtà sono una serie di società che sono tutte sotto questa grande promozione chiamata Fight Clubbing, che poi è anche il nome della società di Saggi. Sì, di Andrea Saggi. Di Andrea Saggi. Quindi diciamo Siciliani è una parte integrante fondamentale da cui provengono in questo momento almeno gli atleti di Muay Thai, Puce, Liuzzi. Eh sì, c'è un buon Pellegrino, buona scuderia. Ottima scuderia, sì. Tutti atleti pro di altissimo livello che ovviamente trovano il loro impegno in Fight Clubbing. Sì. Attendiamo ancora un momento particolare, penso hanno una bella gatta da pelare la classe arbitrale in questo momento, una buona immagine. Sì, di non Marte è una Meoni, cosa che capita spesso. Preoccupato, sì. Signore e signori, si tratta di un episodio involontario, quindi si va alla conta dei cartellini e ai cartellini vince l'angolo rosso.
e quindi la vittoria di Martin Meoni. Martin Meoni. Ovviamente un verdetto particolare, la volontarietà chiaramente non c'era, peccato per la premiazione, il nostro abbiamo il presidente atleta Abruzzo, italo Terenzio senegalese Diallo, che sicuramente adesso sta sotto controllo medico. Controllo medico, ovviamente si faranno gli accertamenti dovuti, ma lo abbiamo visto comunque in buono stato, diciamo in buono stato. Sì, sì, quando si è alzato era sveglio, addirittura voleva continuare il match. Questo dimostra comunque un grande spirito. Assolutamente, è quello che mi piace di quest'atleta, oltre ovviamente la sua fisicità, la sua determinazione, anche un'ottima tecnica ha portato alcuni risultati, soprattutto la prima ripresa. Forse avrebbe dovuto insistere sulla distanza medio sulla distanza media, visto che all'inizio un po' aveva sofferto Meoni i diretti. Soprattutto i diretti, sì. Diretti. Infatti poi casualmente il danno è stato fatto proprio nel clinch. E siamo arrivati all'ultimo match, categoria 71.8 kg, semifinale Fight Clubbing. Siamo all'altro main event. Sulla lunghezza di 3 riprese per 3 minuti. Abbiamo all'angolo rosso con 60 match, record di 47 vittorie, 15 per KO, 10 sconfitte, 3 pareggi, direttamente da Pesaro, Angelo Leonzio. E fa il suo ingresso Angelo Leonzio, 32 anni, 1,74, 72 kg e 500, 47 vittorie, 15 per KO, 10 sconfitte, 3 pareggi. Atleta di tutto rispetto, Angelo Leonzio, veramente un duro del ring. Ha un avversario di tutto rispetto, Victor Apostol, adesso l'accento lo verificheremo, 27 anni, 1,82, quindi prende qualche centimetro al nostro Leonzio. Moldavo, un atleta moldavo, 44 vittorie, 14 per KO, 2 sconfitte, un match pari. Quindi un match importante che porterà alla blu, finale 47 match, record di 44 vittorie, 2 sconfitte della e un pareggio. Pro dalla Moldavia, titolo Victor intercontinentale. E quindi fa il suo ingresso Victor Apostol, atleta moldavo, grande scuola, la scuola moldava, quindi assisteremo sicuramente a un match eccezionale, molto combattuto. Leonzio è, come diceva appunto, un duro del ring, un atleta coriaceo, molto determinato, mi piace molto la sua determinazione, anche la sua tecnica, è un atleta che riesce a trovare la tattica giusta. Vedremo se questa sera il lavoro che ha fatto in palestra porterà i suoi risultati. Un atleta molto serio, la sua fisicità lo dimostra, si allena costantemente, non sbaglia una virgola della preparazione che lui fa in palestra, e quindi sicuramente darà filo da torcere al nostro Victor Apostol, atleta moldavo, una scuola molto molto evoluta, la scuola moldava, soprattutto proprio nel K1. Un record di tutto rispetto, sarà un bel match. Oltretutto allenato da Armen Petrosia, quindi la scuderia di Armen Petrosia e il fratello Giorgio, che sicuramente tutti conosceranno per le sue gesta sportive, l'atleta che è una ciliegina, diciamo così, sulla torta
o meglio, diciamo che lui è la torta. E quindi che ha fatto il suo ingresso appunto in Federcombat. Ricordo che il vincitore tra Leonzio e Apostol combatte contro per la finale con Paraskin. Sì, con Amancio Paraskin, sì. Sì. Atleta rumeno, no? Sì, atleta rumeno, famosissimo, Super Combat, varie Infusion, ha combattuto anche due volte con Giorgio, anche con Armen. È un atleta famosissimo e molto 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 pericoloso, infatti si è qualificato per questa finale battendo Giuseppe Palermo alla terza ripresa per apertura dell'arcata sopracigliare a seguito di colpo di ginocchio. Un match eccezionale quello, molto bello, ring. Sì, molto bello. E inizia la prima ripresa. Subito Leonzio all'attacco, prende le distanze, molto pericoloso Apostol. Sì, anche perché è un atleta di 71 kg, 71,8 che è 1,85 m, 1,82 m. Sì, è da una bella distanza. Sì. Buon lavoro, però sì. Attenta alla ginocchiata. Sì, sì. Leonzio è molto attento, sì. Attento. Buona fisicità, deve chiudere le distanze, non può lasciare la distanza lunga. Sì, Leonzi è molto bravo con questo low kick destro di cui c'è un tempismo eccezionale, prende dietro al ginocchio e l'avversario non riesce più a muoversi. È buon circolare di Apostolo. L'ha fatto già a Petrosian Mania con Andreasian e anche le semifinali dell'altro titolo, la semifinale dell'altro titolo. Buon calcio frontale di Leoncio, buono scambio. Ancora Apostol è in attacco, buoni diretti, anticipa Leonzio e penso che quello è un po' la strategia, sì. Anticipare l'avversario. Sì. Buona schivata ancora di Leonzio sul gancio sinistro di Apostol e ancora questo low kick di Leonzio, ben chiuso, buon serrato fortemente nella guardia, buon gancio destro. Sì, ganci molto, molto pericolosi. Beh, buon calcio Leonzio. Girato. Buona scelta di tempo, la traiettoria un po' bassa. E questo è un super match, eh? Sì. Un super match, hai detto sì. Bene. Un ritmo impressionante, eh? Ancora. Chiaramente è involontario. Team Petrosian contro Fight Clubbing. Sì. È una buona cosa. Contro tra titani. Sì. È un piccolo, un richiamo. Sì. Un richiamo a Leonzio dovuto. E beh, due episodi dopo 20 secondi. Buon gancio sinistro. Eccolo là che cominciamo. E intanto nella fase interlocutoria sempre questo low kick che chiude l'azione. E uno ogni tanto, poi dopo seconda, terza ripresa. Frontale. Ancora il calcio frontale di Apostol. Buon circolare. Sì. Bella atleta questa Apostol. Assolutamente. Pericolose, bei colpi esplosivi. E buon low kick, buon low kick. Sì, se la costruisce Leonzio, sì. Perché poi l'avversario non si muove più. Buon diretto destro. Sì. E finisce la prima ripresa.
Bel match, bellissimo, bel match, bellissimo. Molto molto esplosivo nei colpi da entrambi le parti. Sì. È un difficile giudizio questo, eh? Sì. Ognuno di loro ha delle caratteristiche diverse anche nella conformità fisica. Apostol è un atleta di 1,82 m contro 1,74 m di Leonzio, che crea uno squilibrio e una ricerca della tattica, della strategia, che deve essere veramente, veramente azzeccata, se diciamo, sì, se mi posso permettere la parola. Bel match, bel match. Diciamo che al momento la distanza dà ragione ad Apostol, perché anche con questi frontali cerca di tenerlo lontano anche sul suggerimento dell'angolo per poter portare le sue leve più lunghe. Se Leonzio riesce ad arrivare alla sua di distanza, potremmo vedere, ecco, guarda, eccolo, ogni tanto buono, quello kick che va dietro, sì, al ginocchio, sì, e poi ancora, ecco, ancora, sì, poi diventa fastidioso, perché sì. C'ha una guardia veramente serrata Leonzio, sente penso i colpi dell'avversario, eh? Sì, ma è impassibile, sì, non sei capace di capire, sì, sì. E va avanti, Leonzio, sì, la sì, strategia, sì, sì. Leonzio secondo me è azzeccata, ma per forza deve portare la distanza. Deve prendere la distanza per il, buona, i suoi buona colpi, azione, sì, ginocchio, ha chiuso con ginocchio, sì, sì. Bello gancio al corpo, bello, sì. Buon diretto destro, scivola bene sulle corde però Leonzio, sì, eh? Sì. Gancio sinistro, gancio destro, bellissimo, l'ha spostato, eh? Eh sì, parzialmente a bersaglio, ma l'ha spostato. Attenzione, bella ginocchio, non so se l'ha, non ho visto se l'ha preso. Beh, l'ha preso parzialmente. Ancora ginocchio. Sì. Lo tiene lontano, conta, vedi, sì, lo cerca, sì, di tenerlo lontano. Lo teme, ecco. Sì. Ma subisce il diretto adesso e la ginocchiata Leonzio. Ah, qui non si sono incrociati per sì, un pelo, eh. Si gira un po' verso l'angolo, sì, troppo spesso, sì, è pericoloso. Sì. Pericoloso, lo vedo un po' meno po'... Sì, sì, è vero, meno demotivato. Guardagli l'articolazione, sì, tra, sì, quello è il posto preferito, sì, di Leonzio. Di Leonzio. Buon circolare. E qui deve pressare. Qua ci è andato vicino, Qua devi vicino pressare momento, Leonzio, sì, però, Deve chiudere. Buona ginocchiata saltata di Apostol. Sì. Pericolose perché sono, sì, perfettamente parallele al terreno, sono come buon montante. Sì. Complicata per Leonzio stasera, eh? Sì, sì. Ancora montante guardia, gancio. Sulla guardia. Buona ginocchiata ancora. Ma ancora un altro low kick. E finisce questa seconda ripresa. Bel match fisico, tecnico, tattico, strategico. Beh, se non vediamo qualcosa di determinante al terzo round, non vorrei essere nei panni dei giudici, no? Sì, mi sbaglio. Sì, vediamo il replay. Apostol è in attacco, scivola bene dalle corde Leonzio, ben serrato, sì, nella guardia. Sì. Ancora Apostol, bel montante al tronco, ma... Sì. Tira molti colpi, però Leonzio è proprio... Chiuso, serrato. Sì. E poi ha una visione... Ah, bravo, sì, ecco gancio, qua, sì, sì, qua il ginocchio l'ha preso alla punta, sì, del mento, sì, come avevi detto, sì. È un bel gancio sinistro, bella ginocchiata saltata, bel montante al tronco.
Sì, forse per fare un riassunto, molto più attivo Apostol, ma quei colpi, meno colpi di Leonzio, però forse più a bersaglio. Più a bersaglio, sì. E questa è una ripresa decisiva, sì. Un bel calcio, sì, frontale di Apostol. E anche la coscia, sì, di anche la coscia di Leonzio. Sì, sì. Bel gancio sinistro. Sinistro, bellissimo. Frontale ancora e ginocchio destro. Buon lavoro di Apostol. E questi sono colpi che mandano giù, sono veramente, sì, sì, tosti questi due. Ancora diretto destro di Apostol. Sì. E qui deve chiudere, deve approfittare, sì, bello, bello, ha preso, attenzione, l'ha preso. Attenzione. Io penso che l'ha subito il colpo, Leonzio. Sì. Sì, io penso che l'ha subito. C'è stata una scorrettezza. Richiamo ufficiale. Sì. Per aver colpito dopo lo stop, sì. Buono, buono. Sempre sto low kick che va a pizzicare. Ancora questo low kick, sì. Ancora, guardalo. Deve lavorare, Leonzio. Deve lavorare, Sì, ma anche perché per tirare questo low kick poi rischia l'incrocio di braccia di Apostol. E qui deve approfittare però Leonzio, eh. Sì. Io penso che ha subito il colpo lì. Sì, a... l'ha sentito, sì. Sì. Attenzione alle teste, Aia, gancio sinistro. Questa ripresa Apostol, sì, sì, sta lavorando bene, sì, sta lavorando, sì, bene. Sì, Leonzio non riesce a trovare la misura. Sì, sì. Solo che si gira. Si gira, si gira, so rischia perché... richiamo, Sì. Rischia richiamo. Momento molto coinciso, sì, dall'angolo, allontana. Allontana l'angolo, sta cercando di bel gancio destro di Leonzio, scelta di tempo perfetto, ancora il diretto sinistro incrociato, ma Apostol è attivo, sì, attivo. Non gli dà la possibilità di avvicinarsi, sì, sì. Colpi dritti o di ginocchio o di braccia o frontale, qui sbaglia, qui sì. Leonzio sbaglia a distanza, ha da fare il nostro Valenti, sì. Ma Leonzio ora deve chiudere però. Deve chiudere, se no la vedo dura, per lui. Ma non è facile, non è non facile. È facile, poi è pure mobile. Vedi, vedi, guarda, guarda, lo sbarra sempre di colpi frontali. Guarda, direi, uno, sì, due, sì. Uno, due. Dall'angolo gli chiamano anche il frontale. Sì. Cosa che dovrebbe tirare, perché buon, buon gancio. E qua deve chiudere Leonzio, deve approfittare. Ci sta provando, ma non è sta semplice. Cercando il colpo, Non è semplice. Non è buono, oh. Buono, buono al tronco. Gancione destro. Buon circolare. Apostol sta dando tutto, Non si può tenere la gamba, va bene. È stato bastato uno sguardo di Valente. E finisce la terza ripresa, non finisce lo so, il match. Non lo so. Ma sul mio cartellino vedo una vittoria di Apostol, devo essere sincero. Potrei essere d'accordo. Qui al replay c'è stato il gancio di Leonzio. Il problema è che l'ultima ripresa è stata, eccolo qua. Qui penso che ha sentito il colpo, un altro gancio di Leonzio è andato a bersaglio. Ma vedi i diretti di Apostol, sì. Bello sto, bella azione, sì. Attendiamo il verdetto con grande entusiasmo, anche se a mio avviso il risultato l'ho detto precedentemente, sì. Ma incrociamo le dita. Al verdetto unanime vince Angolo Blu. Victor Apostol. Come sempre ci hai visto. E con questa giusto. Vittoria si aggiudica il pass per la finalissima che si terrà finalissima a Apostol Parachute dicembre. Sì, è un mezzo applauso. Sì, io non mancherò, non possiamo mancare, Stefano. No, vengo sicuramente.
non me lo perderei per niente al mondo. Assolutamente, saremo tutti là. Sicuramente il 17 dicembre a Lecce. Sì. Quindi fight clapping con Oltrecorpo. Attenderemo con ansia questo super evento con grandi titoli, grandi cinture in palio. Momento importante, sicuramente un grande pubblico, una grande attesa, e noi ci saremo.